tutte e a tutti loro vorrei dire con grande forza il mio grazie, credo il grazie di tutte le istituzioni, credo di poter parlare anche a nome del Presidente della Regione e del Sindaco della città metropolitana, perché il lavoro che è stato svolto ha permesso di affrontare una situazione emergenziale molto vicina a quella del 1994, molto più vicina a quella del 94 che non a quella del 2000, con al momento una gestione davvero impeccabile sotto il profilo della partecipazione anche dei cittadini, anche se al momento abbiamo, come sapete, da questa mattina una situazione di preoccupazione circa un disperso. Per il resto, quello che è fondamentale è che nelle prossime ore il governo, quando riceverà da parte delle autorità territoriali la richiesta di stato di emergenza, si muoverà in modo immediato perché in quest'area, e domani lo diremo anche a Savona, da subito si possa iniziare, finita la fase emergenziale, il conteggio dei danni e l'aiuto e il sostegno alle popolazioni interessate. Dunque, il nostro è soltanto un messaggio molto rapido per dire la presenza del governo, ci siamo, la presenza del governo regionale, del governo cittadino, la presenza di tutte le istituzioni, ma soprattutto l'onore e l'orgoglio di lavorare con donne e uomini della protezione civile che stanno facendo un lavoro straordinario.